si scura. Noi dell'Associazione Linea d'Arco dal 2008 ci occupiamo del supporto ai servizi bibliotecari qui nella Biblioteca di San Giorgio a Cremano. Per essere informato su tutte le attività e su tutti i servizi della Biblioteca di San Giorgio a Cremano è possibile visitare il sito www.bibliotecasangiorgio.it. Oggi ospitiamo in biblioteca la presentazione di un libro molto particolare, La carezza del male, scritto da Luigi Orsino, e siamo ben lieti di ospitarlo qui in anteprima nazionale. Senza di un papà, non ricordo che non pensa più. Allora, l'idea del libro mi è venuta logicamente dalla mia storia personale, che ho cercato di portare come testimonianza affinché altri che si trovassero nella mia stessa situazione potessero trarne un insegnamento su quello che hanno da aspettarsi nel futuro, sia da parte delle istituzioni che da parte della malavita organizzata. Purtroppo c'è questa duplicità. Chi è vittima della malavita organizzata e delle mafie in generale non solo deve confrontarsi con le organizzazioni criminali, ma deve confrontarsi anche, purtroppo, con le istituzioni che spesso disattendono quelle che sono le aspettative delle vittime. Oggi, purtroppo, i reati di tipo mafioso sono in forte aumento. In questo periodo di crisi, i reati, soprattutto di usura, sono in grande ripresa, mentre invece le denunce sono in fortissimo calo. Ciò è dovuto proprio a una mancanza di attenzione da parte delle istituzioni. Chi è vittima di questa tipologia di reato, dei reati che ricadono sotto l'articolo 416 bis, cioè di associazione mafiosa, purtroppo non sempre, anzi difficilmente, ricevono la giusta attenzione da parte dello Stato. Oggi noi abbiamo un gran numero di vittime che sono costrette a vivere in uno stato di abbandono, uno stato di indigenza. Hanno perso tutto e non riescono a risalire da lì. Mentre invece ci sono delle grosse associazioni che sono associazioni antimafia che gestiscono quasi in modo lobbistico quello che sarebbero i fondi destinati alle vittime. Questo è un grosso danno per chi oggi è attaccato dalla mafia e non ha appoggi di carattere politico. Costoro purtroppo vengono tagliati fuori da quelle che sono le possibili soluzioni dei loro problemi. La legge 44 del 99 impone alle istituzioni di aiutare, di supportare, di sostenere chi è vittima della malavita organizzata. Questo accade sempre più di rado, anche per inerzia dei PM, purtroppo.